Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Illustrata al Comitato di Controllo la relazione della clausola valutativa del testo unico per il governo del territorio. Ce ne parla Marco Paganini. Una legge molto articolata in cui gli argomenti trattati sono vari e complessi. Questa è la valutazione di fondo emersa durante l'illustrazione della relazione sull'attuazione del testo unico sul governo del territorio, svoltasi di fronte al Comitato per il controllo e la valutazione dell'Assemblea legislativa. I funzionari di Palazzo Cesaroni hanno rilevato che appare difficile fare una valutazione complessiva sull'attuazione del testo unico perché mancano informazioni di contesto regionale aggiornate. Inoltre, per capire effettivamente l'impatto di questa legge, servirebbe che le informazioni in possesso di altri enti, come comuni, venissero messe a disposizione per creare una base di dati unica ed integrata. Per una valutazione più ampia, servirebbero anche indicazioni maggiormente dettagliate. Al termine della seduta, il presidente Thomas De Luca ha rilevato che il Comitato ha deciso di proseguire l'approfondimento sul testo unico del governo del territorio attraverso un percorso di audizioni con l'assessore Enrico Melasecche, oltre che con le rappresentanze istituzionali degli enti locali e degli ordini professionali, per verificare l'attuazione e la funzionalità dell'articolazione legislativa. In prima commissione è iniziato l'esame dell'atto per l'individuazione degli organismi considerati indispensabili. Paolo Giovagnoni. La prima commissione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, presieduta da Daniele Nicchi, ha iniziato l'esame dell'atto amministrativo proposto dalla Giunta per l'individuazione degli organismi collegiali considerati indispensabili e di quelli considerati non indispensabili, operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo, istituiti con legge o regolamento regionale o con atto amministrativo approvato dall'Assemblea. Al termine della seduta, il presidente Nicchi ha spiegato che su oltre 60 organismi si è deciso di chiedere approfondimenti su una quindicina. Si tratta di comitati, commissioni, osservatori, consulte, conferenze o tavoli che non si riuniscono o non sono rinnovate da anni oppure che non sono mai stati attivati o costituiti. Quindi è giusto, ha detto il presidente Nicchi, chiedere ulteriori informazioni e interrogarci sulla reale necessità di tenere in piedi organismi che non svolgono la funzione per la quale sono stati istituiti. La prima commissione affronterà la questione nell'ottica di una semplificazione, razionalizzazione ed economicità degli organismi regionali. Voto unanime della seconda commissione su modifica al regolamento per l'applicazione delle sanzioni su mancati obiettivi della raccolta differenziata. Vediamo. Con voto unanime, la seconda commissione, presieduta da Valerio Mancini, ha dato il via libera a una modifica del regolamento 1 del 2012 per l'applicazione della legge regionale 11/2009 circa la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate. Come ha spiegato lo stesso assessore regionale all'ambiente Roberto Morroni, presente alla riunione, la modifica in questione attiene alla correzione di un errore materiale che riguarda una formula algoritmi che è stata usata nell'articolato del regolamento in questione, riferita all'applicazione delle sanzioni previste nella legge regionale che riguardano i comuni non rispettosi degli obiettivi previsti di raccolta differenziata. La vicenda attiene a contenziosi che risalgono fino al 2017, poiché successivamente è intervenuta una modifica normativa per cui non è stato più applicato il criterio sanzionatorio in questione, in quanto successivamente all'interno della tariffa è stata compresa un'addizionale relativa al contributo per il conferimento in discarica, la cosiddetta ecotassa, nel caso in cui non vengano rispettati gli obiettivi, che sono nazionali, della raccolta differenziata. Il periodo sanzionatorio in questione va dal 2014 al 2017. Dalle verifiche effettuate, le sanzioni relative al 2014 risultano essere ridotte rispetto al calcolo precedente. In sostanza, con questa modifica si rendono coerenti gli algoritmi con il testo regolamentare per consentire la piena applicazione e la corretta riscossione delle sanzioni. Assenze dei consiglieri regionali, dei lavori consiliari di commissione, tipologie di giustificazioni e sanzioni economiche da applicare.
dimissioni dalla carica, regolamentazione dell'accesso agli atti e svolgimento delle sessioni telematiche. Sono questi gli aspetti del regolamento interno affrontati dalla Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Perseguendo gli obiettivi già indicati dal Presidente Carissimi di raggiungere un'azione amministrativa più moderna, efficace, efficiente e più aderente alle esigenze delle comunità regionali, la Commissione ha iniziato a discutere sulle modalità di giustificazione delle assenze dei consiglieri, ipotizzando una riduzione delle fattispecie malattia certificata, gravi ed eccezionali esigenze familiari, impegni istituzionali e una decurtazione fissa da applicare in caso di assenza non giustificata. Il termine dei lavori, inerenti lavori di stesura di una proposta di modifica regolamentare, è stato indicato nella fine del 2020. La Commissione si dedicherà in seguito agli interventi regolamentari e statutari maggiormente incisivi e che richiedono scelte politiche di ampio respiro. La seconda commissione, presieduta da Valerio Mancini, ha fatto visita al Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria 3A, nella sua sede di Pantalla di Todi. Da una approfondita audizione dell'amministratore unico Marcello Serafini è emersa l'importanza che riveste la struttura quale punto di riferimento regionale per la qualità e per l'innovazione delle produzioni agricole ed agroalimentari e per la sostenibilità ambientale. L'obiettivo condiviso dalla Commissione è quello di puntare con sempre maggiore forza sulla qualità del prodotto e completare il quadro delle certificazioni anche attraverso l'introduzione di nuove denominazioni. Previsto per la prossima settimana un sopralluogo ai laboratori di ricerca e in altri spazi operativi. Il consigliere regionale Paola Fioroni, della Lega, vicepresidente dell'Assemblea legislativa, annuncia la presentazione di una mozione, firmata insieme al capogruppo del partito, Stefano Pastorelli, affinché la Regione tenda ancor più la mano ai soggetti sovraindebitati che sono in difficoltà economica. Fioroni e Pastorelli chiedono alla Giunta di valutare l'opportunità di costituire un organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento all'interno dell'amministrazione regionale. Mozione dei consiglieri Fabio Paparelli e Tommaso Bori del Partito Democratico, con la quale chiedono alla Giunta regionale di interrogarsi sul futuro dell'ospedale di Terni e su quello dell'intera sanità del comprensorio ternano. Per Paparelli e Bori è necessario realizzare un nuovo ospedale a Terni e di aprire quanto prima un tavolo e un confronto con il Ministero sul completamento e la modernizzazione della rete regionale dei servizi. Risanare e valorizzare il lago Trasimeno è quanto chiedono attraverso una mozione bipartisan i consiglieri Marco Squarta, Fratelli d'Italia, presidente dell'Assemblea legislativa, Eugenio Rondini della Lega e Simona Meloni del Partito Democratico, vicepresidente dell'Assemblea legislativa. Squarta, in una nota, ha rimarcato il fatto che è la prima volta che maggioranza e opposizione presentano atti bipartisan per risolvere i problemi del lago. Thomas De Luca, capogruppo del Movimento 5 Stelle, ha presentato una mozione che mira a introdurre il medico scolastico nelle scuole dell'Umbria. De Luca spiega che quella a cui si pensa è una figura che all'interno di ogni istituto comprensivo potrebbe risultare utile e determinante anche nell'ottica di una efficace attività di diagnosi precoci e prevenzione attiva. Il consigliere regionale Fabio Paparelli del Partito Democratico annuncia un'interrogazione per conoscere le tempistiche riguardanti la fine dei lavori per la sistemazione e l'ampliamento del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Terni e per sapere se le notizie di stampa relative al fermo e alla riprogettazione dei lavori di oncologia corrispondano al vero, quindi per conoscere le tempistiche per l'avvio e la conclusione dell'ampliamento e dell'adeguamento degli spazi dedicati all'oncoematologia ed oncologia. Interrogazione del consigliere Michele Bettarelli del Partito Democratico alla Giunta per chiedere quali sono le motivazioni per cui la presidente Tesei e l'assessore Coletto non si sono resi disponibili alle reiterate richieste di confronto delle sigle sindacali in merito alle problematiche emerse presso l'Istituto Prosperius di Umbertide. Simona Meloni, vicepresidente dell'Assemblea legislativa del Partito Democratico, ha depositato una proposta di legge che mira ad istituire il servizio di psicologia scolastica all'interno della rete dei servizi socioassistenziali e sociosanitari regionali.
Una iniziativa che punta anche a rafforzare il rapporto di collaborazione tra scuola e famiglia, aiutando tutti ad affrontare e risolvere problematiche come la dispersione scolastica, i disturbi dell'apprendimento, le dipendenze e il bullismo. E per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito, arrivederci, alla prossima settimana.